Siamo in Regione Lombardia con l'assessore regionale Raffaele Cattaneo. Oggi è una giornata importante per la Lombardia dove si parla di regionalismo, ma inevitabilmente anche di autonomia, assessore. Nonostante la Costituzione la prevede esplicitamente, ormai da più di 20 anni non si è mai riusciti ad attuare questo articolo, il 116 terzo comma, che prevede la possibilità di introdurre forme di autonomia differenziata con l'obiettivo di lasciare andare un po' più rapidamente chi è in condizione di andare più rapidamente. Questo è un punto decisivo anche per il suo valore politico, no? Perché spesso noi confondiamo l'unità con l'uniformità e quindi siamo uniti se siamo tutti uguali, ma l'esperienza anche di ogni giorno dimostra che non è così, anzi chi ha fatto il militare come me sa che quando ti mettono l'uniforme c'è chi ha la manica lunga, c'è chi ce l'ha corta, noi abbiamo bisogno di vestiti su misura per essere a posto. E questo vale anche sul piano politico amministrativo. Le regioni hanno bisogno di poter avere competenze su misura delle loro capacità. Questo non è a danno di chi è più in difficoltà, è semplicemente per consentire di andare più rapidamente a chi sta già andando più rapidamente e non deve essere rallentato nel suo cammino. Oggi l'assessore Cattaneo partecipa a un tavolo ovviamente sull'ambiente, il territorio, la difesa anche sul dissesto idrogeologico. Quali sono le proposte di Regione Lombardia su questo campo? Beh, noi siamo per quella che io ho chiamato con un gioco di parole la sostenibilità sostenibile, cioè siamo consapevoli che dobbiamo imboccare con decisione la strada dello sviluppo sostenibile, perché temi come il cambiamento climatico, la lotta all'inquinamento, la perdita di biodiversità, la transizione energetica sono oggettivi e se la Lombardia vuole rimanere come vuole rimanere una locomotiva dello sviluppo deve investire in questa direzione, però occorre farlo con il necessario equilibrio. L'ambientalismo ideologico è il peggior nemico della transizione ecologica. Noi abbiamo bisogno di un approccio realista, equilibrato, che sa tenere insieme le 3 dimensioni della sostenibilità, quella ambientale, ma anche quella economica e quella sociale.